Allora, oggi parliamo di ritrazione dello Stato e sarà subito chiaro nei prossimi minuti perché questo argomento l'ho messo il giorno dopo praticamente l'osservatore, va bene? L'osservatore di Luemberger. Allora, l'osservatore, il controllo dello Stato, la ritrazione dello Stato. Si basa su una prima ipotesi che rimuoveremo più tardi, e cioè quella di avere accesso allo Stato. Per cui la X considero accessibile e posso farci, diciamo, quello che voglio. Per esempio, retroazionarla. E allora, dato un sistema sempre nella stessa forma, quindi x punto uguale a x più bu, y uguale a cx, e xk più 1 uguale a x più bu, y uguale a cx, voglio progettare una ritrazione dello stato. Semplifichiamo un attimo la trattazione dall'inizio e consideriamo un ingresso e un'uscita, diciamo, monodimensionali, scalari. Non è necessario, poi la rimuoviamo questa ipotesi. Vogliamo progettare una ritrazione che noi definiremo algebrica. Guardate, perché la ritrazione è algebrica? Perché qui usiamo un guadagno, quindi U è uguale a KX. In realtà c'è un pedice, K con R, quindi U è uguale a K con RX, con K con R che è una matrice. 1 perenne in questo caso, nel caso generale sarà P perenne. Il pedice R sta per retroazione. Abbiamo usato O per l'osservatore, per l'osservatore Luemberger, l'osservatore deterministico. Sarà chiaro che prima o poi li metteremo insieme, per quello io sto usando due simboli diversi per i due guadagni. Va bene? Ok, questo è quello che voglio fare. A questo punto, dal punto di vista grafico, io sto semplicemente prendendo la X, la metto in un blocco amplificatore, per cui questa è semplicemente una moltiplicazione algebrica, e ottengo la mia brava U. Guardate come cambia la dinamica del mio sistema. Banalmente, torno alla pagina precedente. Al posto di questa U qui, io vado a sostituire KR per X e poi metto in evidenza X a destra, quindi diciamo, non è che sto facendo nulla di stravagante, arrivo ad avere una nuova matrice dinamica. Allora, guardate, una nuova matrice dinamica significa. Beh, che sto alterando gli autovalori, che con K con R posso eventualmente decidere cosa? Per esempio, di assegnarli questi autovalori. Ok? E quindi la dinamica desiderata. Che cosa avevamo noi nell'osservatore? Nell'osservatore la matrice del sistema chiuso in ritrazione era F uguale a men K con O C. Adesso il mio sistema ritrazionato ha matrice A più B K con R. Non è la stessa cosa, evidentemente, però se io ricordo un po' la dualità che abbiamo visto dal punto di vista così, di sfuggita dal punto di vista formale, posso cominciare a pensare che queste due cose non sono così diverse fra di loro.
E infatti, se io adesso inizio a dirvi senza la dimostrazione come si trova K con R, beh, scoprirete che i passaggi sono praticamente identici a quelli dell'osservatore, è più di una somiglianza. Che facciamo? Noi sappiamo che il polo polinomio caratteristico del nostro sistema è questo dalla definizione. Va bene? È lambda i meno a più bkr, il determinante di questa matrice, che è quella lì che adesso ottengo. Allora cosa faccio? Assegno un polinomio caratteristico desiderato. Lo assegno, quindi PD, lo assegno assegnando gli autovalori desiderati. Poi facciamo un esempietto numerico. Calcolo il polinomio caratteristico della matrice dinamica prima della ritrazione e devo fare in modo che il polinomio caratteristico dopo la ritrazione, cioè questo, sia uguale a quello desiderato. Per fare questo passo attraverso una matrice strana che chiamo T, che è uguale, guardate questa matrice, B A per B ALN-1B che moltiplica questa, che è una matrice triangolare superiore con l'antidiagonale uguale a 1. Qui ci sono tutti i coefficienti del polinomio, quasi tutti i coefficienti del polinomio caratteristico del sistema prima della ritrazione. E beh, questa qui è proprio, riconosco essere proprio la matrice di raggiungibilità. Ok, non è neanche trasposto, è proprio lei. Siccome so già che io questa la devo andare a invertire, ve lo dico, ve lo anticipo che si invertirà, mi pongo la domanda: è invertibile questa T? Allora, la seconda si dimostra essere di rango pieno per costruzione, quindi indipendentemente dai coefficienti A, è sempre di rango pieno perché A l'antidiagonale uguale a 1. La prima è la matrice di raggiungibilità, quindi T è invertibile se lo sono tutte e due, e in questo caso se il sistema è completamente raggiungibile. Definisco due vettori D ed A che sono identici a quelli dell'osservatore di Luemberger e calcolo il guadagno K con R. Guardate, mi sapete dire rispetto a quella precedente che cosa cambia qui? Rispetto alla formula precedente, se ve la ricordate, se no ve la scrivo un attimo io qua. Allora, è il trasposto, quindi io ho che in questo caso qui ho A-D trasposto per T-1, quindi ho A-D trasposto per T a meno 1. Questo qui è il mio K con R. Ok? Nell'altro caso avevo, però cambia il significato della matrice T, T a meno trasposto per A meno D, giusto? Guardate, fate attenzione che la T, che questa T qua non è la stessa, eh? Questa non è la stessa. Però in un caso è B a B a quadro B e nell'altro era, e nell'altro era C per A, C per A trasposto, C per A quadrato, cioè tutto trasposto. Ok, quindi in qualche modo, se noi ricordiamo un po' la dualità, possiamo ricordarci che in qualche modo stiamo facendo la stessa operazione sul sistema duale. Quindi per quello raggiungibilità e osservabilità sono proprietà duali. E l'osservatore di Luemberger è stretto parente della ritrazione dello stato. La dimostrazione non la facciamo, è abbastanza, diciamo, la dimostrazione è banale, però noi non abbiamo introdotto altre forme canoniche, per cui per non appesantire troppo l'aspetto, diciamo, notazionale, per cui lasciamo così.
Ora, qual è l'unico aspetto da prendere in considerazione per il controllo della rotazione decisionale, da prendere in considerazione nel senso in cui devo ragionare un po', dove metto gli autovalori? Dove metto gli autovalori? Qui, diciamo, la stessa frasetta della volta precedente. Io, dal punto di vista matematico, li posso mettere dove mi pare questi autovalori perché sto semplicemente risolvendo un problema. A questo punto abbiamo capito che è algebrico, no? Perché sto assegnando alla matrice, in questo caso A più B K con R, gli autovalori che voglio io. È chiaro che la scelta degli autovalori adesso diventa solamente un problema di ingegneria. Se facciamo degli esercizi al calcolatore si perde anche un po' di vista perché poi devo vedere quali attuatori devo prendere in considerazione, se ci sono saturazioni o meno e così via. Per cui io, diciamo, tendenzialmente quando retroaziono un sistema lo rendo più pronto, quindi tendenzialmente lo rendo più veloce. E quindi diciamo, la rappresentazione grafica di dove mettere gli autovalori desiderati lasciamola uguale a quella precedente, con gli autovalori più a sinistra di quelli del sistema e tipicamente senza delle sovraelongazioni imposte in maniera, diciamo, voluta. E vediamo un piccolo caso numerico. Ho una certa A, gli autovalori di questa matrice, vabbè, si vedono a occhio perché è triangolare superiore la matrice, per cui sono meno 1 e 1. Il polinomio caratteristico è anche abbastanza semplice da calcolare sia col determinante che a questo punto partendo da queste che sono le radici. Ovviamente ce lo calcola il MATLAB, è lambda quadro meno 1, ok? Impongo una dinamica desiderata e impongo due numeri. Ovviamente qui possiamo fare quello che ci pare, vuol dire non sono numeri, in questo momento non diamo un'interpretazione ingegneristica, per cui li possiamo mettere dove ci pare. Il polinomio desiderato è dato da lambda meno lambda con i, la produttoria, quindi è lambda più 2 che moltipla lambda più 3, ok? E quindi questo qua è il polinomio desiderato, lambda quadro più 5 lambda più 6. Ora, calcoliamo la matrice T. La matrice T è B A per B che moltiplica questa. Guardate, qua c'è 0 nell'elemento 1, 1. Vediamo questo 0 chi è. È uno dei coefficienti di A. Ok? Vediamo chi è. Questo qui è A con 1. Chi è A con 1? Vediamo come abbiamo definito la A. A con 1 è il coefficiente di lambda alla prima a questo punto, no? Perché lambda alla n meno 1. E se io vado a vedere il polinomio caratteristico, dove sta il polinomio caratteristico del sistema, non c'è lambda alla 1, quindi vuol dire che il suo coefficiente è 0. Questo è il motivo per cui in questo esempio qui questo elemento qua 1 1 della matrice della seconda matrice che compone T è 0. Bene. Va bene, faccio questo prodotto e ottengo la matrice T. La matrice T è invertibile perché la raggiungibilità l'avevo già verificata e risulta invertibile. Ok. Chi sono i due vettori? Allora, questi vettori andiamo a prenderci quello desiderato viene 6 e 5. Perché? Il polinomio desiderato, guardate, lambda quadro più 5 lambda più 6. Quindi in realtà voi partite dal termine noto e andate verso sinistra. Se scrivete in questo modo il polinomio, c'è qualcuno che il polinomio lo fa dal grado più basso al grado più alto, per cui in quel caso se lo trova così. Come vi ho detto, il coefficiente di lambda quadro per costruzione è sempre 1 e non viene utilizzato nella formuletta. Perché poi a volte uno dice, ma non ho usato tutti i coefficienti. No, è giusto così. Va bene? A, termine noto, meno 1. Coefficiente di lambda fa 0 e quindi è questo. Calcolo K con R, in realtà io questi li sto facendo adesso
diciamo per fare tutti i passaggi e fissarli nella mente, ma abbiamo capito che ce lo fa il MATLAB, infatti adesso vedremo anche con che comando. E il mio guadagno è meno 1,7. Allora, che cosa noto? Prima di tutto le dimensioni sono corrette, sì, perché K con R ha le righe dell'ingresso 1 in questo esempio e le colonne dello stato 2. Dopodiché non ci sono dei vincoli su il segno, nel senso che non ha una chiara interpretazione relativa, per esempio, alla retroazione positiva e negativa, così come in fondamenti di sistemi dinamici quando avete studiato l'ingresso-uscita. Va bene? Quindi in realtà non è un'informazione il segno del guadagno qui. Tant'è vero che in alcuni libri di testo voi trovate tutte le formule dell'osservatore e del controllore che possono eventualmente avere i segni invertiti rispetto a queste che stiamo vedendo qua. Cioè, noi abbiamo A meno K con O C e A più B K con R. Trovate tutte le possibili combinazioni. Più, meno, più, meno, tanto non cambia niente perché poi il segno che diciamo, utilizzate nella formula ve lo trovate invertito qua, ok? Quindi è solamente una scelta iniziale che poi no, si porta a cascata le conseguenze, ma il risultato finale è lo stesso. Quando vado a fare queste mie brave operazioni, ve l'ho già detto, appena posso faccio la validazione. Qual è la validazione? Calcolo il polinomio caratteristico oppure gli autovalori della matrice dinamica A più BK con R, perché a questo punto sono matrici che sono state individuate. A e B facevano parte del modello, K con R l'ho appena trovata. Trovo gli autovalori, li chiedo al MATLAB, in questo caso il polinomio caratteristico è uguale a quello desiderato, sì, ok, vado avanti. Ok, questo lo fa appena posso, faccio sempre le validazioni. L'esempio che abbiamo fatto del pendolo inverso e carrello, qui è solo, diciamo, riportato per completezza. Non c'è un valore aggiunto in questo momento per voi perché l'avete già visto nella raggiungibilità, però lo utilizzeremo nell'esercitazione. Quindi adesso sto semplicemente ricopiando lo stesso materiale e verifico che, diciamo, questa è la matrice, tutto quanto, che è raggiungibile, sì, allora posso fare una retroazione di questo tipo? Sì, lo posso fare e lo faremo nella esercitazione. Ok? Quindi l'ipotesi di raggiungibilità per il sistema linearizzato, quindi localmente lo è, sì, e quindi ci possiamo fare una bella retroazione in cui noi che cosa facciamo? Ipotizziamo di accedere agli elementi dello stato che erano posizione e velocità del carrello e posizione e velocità del pendolo. Ok? Questa ipotesi quanto è forte, poi lo vediamo. Perché accedere allo stato significa misurarlo, ma io vi ho detto la volta scorsa, ma io misuro tramite la Y, quindi è chiaro che questa ipotesi adesso è un'ipotesi forte che poi dobbiamo rimuovere. Ok, quindi questo si può fare e lo faremo la prossima volta. Che succede se l'ingresso è multivariabile? Beh, succede che la formuletta, diciamo, di Ackermann che abbiamo visto adesso esiste, ma ormai praticamente nessun libro di testo la riporta perché è particolarmente onerosa dal punto di vista proprio così notazionale, ma in realtà io lo calcolo in numerico, quindi io voglio mantenere quella parte in simbolico per capire, per vedere, far toccare con mano che c'è la raggiungibilità e l'osservabilità richiesta nel calcolo del guadagno. Però poi se l'ingresso è maggiore di 1, io uso i comandi MATLAB o Scilab. Scilab perché li conservo tutti e due? Usavo Scilab fino a qualche anno fa, che è una versione open source di MATLAB, però diciamo ho abbandonata perché è abbastanza più indigesta dal punto di vista della usabilità. Però in questo caso ho conservato per farvi toccare con mano un altro problemino, sempre i problemini numerici che ci sono sempre. Allora, faccio prima un esempio in Scilab in cui io metto in queste matrici A e B che hanno la matrice A ha questi autovalori e impongo questi autovalori qua.
meno 3, meno 3, meno 3. In Scilab il comando si chiama pipoll, mi leggo, diciamo, l'help e vedo qual è la sintassi e scopro che io devo fare semplicemente pipoll ab autovalori desiderati, però poi semplicemente no, scopro che devo fare meno perché loro usano un libro di testo in cui usano il meno. Va bene, non c'è problema, ho letto l'help, quindi lo so fare. Questo è K con R. Verifico che gli autovalori siano quelli giusti. In Scilab gli autovalori si chiamano col comando spec, lo metto dentro e lui mi dà in uscita questo. Meno 3 e poi mi dà meno 3 più o meno 10 a meno 8 J. Quindi che cosa fa Scilab? Risolve il problema, ma nonostante sia un problema di dimensioni molto ridotte con tutti i numeri interi, lui ha un errore di tipo numerico che di ordine di grandezza 10 a meno 8. Va bene? Mi piace, non mi piace? Vabbè, vediamo che fa il MATLAB. Dipende dall'applicazione, diciamo. Perché lo 0 macchina è 10 a meno 16, quindi 10 a meno 8 è un po' più dello 0 macchina. MATLAB non esegue il comando e mi dice: guarda, che tu puoi mettere un numero di autovalori coincidenti minore o uguale al rango di B. Per cui MATLAB che cosa fa? Sapendo che lui sta usando un algoritmo numerico che evidentemente è particolarmente sensibile a errori di tipo di, saranno di troncamento, non lo so, poi non sono entrato nel dettaglio, lui dice: non te lo faccio proprio questo comando, spostami gli autovalori. E basta spostarlo di poco, perché 3, 3, meno 3, meno 3, meno 3.1, e lui, diciamo, felicemente me lo soddisfa e ottengo 3.1 senza niente, nessun orpello, per cui questo è uguale fino a 10 a meno 16. Il comando in questo caso è lo stesso. Ma a questo punto comincio a capire perché per l'osservabilità il comando era me lo ricordate com'era per l'osservabilità? A trasposto, B trasposto, poi dovevo fare il trasposto di place, però senza cambiare i segni. La dualità, perché MATLAB, quando voi chiedete l'help del comando place, ve lo dà per la retroazione ma col meno. Quindi lui ve lo dà per A meno B K con R. E poi noi usiamo il comando e ce lo adattiamo ai nostri due casi. Va bene? Non ho ritenuto di cambiare il segno, che storicamente nei libri di testo che io ho consultato era A più B K con R, perché non ritengo di dover adattarmi io a un software, ma piuttosto, diciamo, il contrario. Quindi un giorno magari loro capiranno che il comando place gli possono mettere qualcosa sopra per, diciamo, qualche flag per considerare i vari casi. Ok, allora questo è solo, cioè la progettazione, come vedete, è molto semplice, però che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo solamente cambiato gli autovalori, quindi se noi mandiamo questo sistema in evoluzione va a zero, okay? Perché l'abbiamo reso per esempio asintoticamente stabile, cioè decidiamo noi, non è che lo rendiamo instabile perché siamo pazzi, diciamo che lo rendiamo asintoticamente stabile, quindi va a zero. Cominciamo adesso a complicare un po' più il controllo, no? Quindi noi adesso nelle prossime 20-30 minuti arriviamo a progettare un controllo completo, cioè un po' più che ci consente di fare qualcosa di più rispetto a solamente mandare a zero lo stato. Inseriamo un ingresso manipolabile. Allora, che cosa faccio? Vedete che il mio schema lo modifico in questo modo qui, metto un nodo sommatore al quale arriva un ingresso che chiamo con la lettera V. E poi K con RX. Quindi in realtà, diciamo, io sto semplicemente modificando la mia U in questo modo qui e voglio vedere che cosa succede. Allora, cosa succede? Che io questa U la vado a sostituire nelle equazioni precedenti. Non c'è bisogno che faccio i calcoli perché devo fare, mi trovo A più B K con RX e poi BV.
Quindi in realtà se voi guardate le equazioni qui sono veramente, diciamo, immediate, non c'è bisogno proprio di discuterle. Ok? Ora, che ci faccio con questo mio bravo schema? Prima di tutto, va bene, i commenti li faccio. Questo è finito, però, diciamo, a me che mi serve, ora, lo vediamo. Facciamo prima dei commenti, allora, chiedo scusa. Prima di tutto, ve lo lascio, questo ve lo lascio a voi. Se io ho un sistema improprio e faccio una relazione algebrica dello stato, cosa succede? Divertitevi a farlo e poi, diciamo, se c'è qualcosa che non è chiaro, me lo dite. E per quanto riguarda il modello matematico, beh, diciamo, anche questo ve lo lascio come domanda, così come un terzo commento. Fate attenzione che se io faccio una retroazione, la osservabilità la devo riverificare. Non è una cosa così assurda se ci pensate, perché io sto cambiando la matrice dinamica, poiché l'osservabilità è una proprietà matrice dinamica con la matrice delle uscite. Se cambio la matrice dinamica, non è detto che quella proprietà venga conservata. E in effetti, qua c'è un esempio in cui io sto alterando l'osservabilità del mio sistema. A, B e C. Il rango della matrice osservabilità, se ve lo calcolate, viene 2. Se applicate una ritrazione dello stato di questo tipo qua e calcolate la nuova matrice dinamica con la matrice C, che è sempre la stessa, il rango vale 1. Ok? Quindi facciamo attenzione, alcune cose vanno riviste. Ok. Ma se il sistema non è raggiungibile. Beh, se il sistema non è raggiungibile, capiamo, diciamo, abbastanza facilmente che il sottospazio di non raggiungibilità non devo neanche tentare, diciamo, neanche pensare di poter fare qualcosa per quel sottospazio. Io non riesco ad avere nessun ingresso tale che io posso assegnare da 0 a x se x appartiene al sottospazio di non raggiungibilità. Ok, non esiste un ingresso che mi consentirà in tempo finito. E allora che faccio? Trasformo il mio sistema in forma canonica di raggiungibilità, progetto il controllore per la componente raggiungibile. Ovviamente, se mi sta bene che l'altra componente non raggiungibile, lascio per fatti suoi. Chiaramente, se la componente non raggiungibile è asintoticamente stabile, va bene perché va a zero. Ok? Però che succede? Vediamo un attimo. Allora, qui ho il mio sistema in forma canonica di raggiungibilità, va bene? Quindi, se ricordiamo, ho questi zeri qua. Il pedice R sta per raggiungibile e NR per non raggiungibile, ok? Quindi io che cosa faccio? Progetto il controllore solamente sulle prime R componenti. Quindi, su z.rr, R uguale A con R, Z con R, più B con R, più A con 1, Z N R. E allora l'osservazione che dobbiamo fare è, ok, a questo punto io posso progettare la U, ma chi è quella A con 1, Z N R? È un disturbo. A questo punto questo per noi è un ingresso esogeno non manipolabile. È un disturbo. Quindi se è asintoticamente stabile, so che durante il suo transitorio mi darà fastidio come qualsiasi disturbo. Se è solo stabile, diventa un disturbo a gradino, così come diciamo, spesso l'avete simulati, e costante, diciamo, se non a gradino, invece vabbè, se è instabile ho un po' di problemi. Ok? Allora, nel tempo discreto, però, c'è qualche cosa di diverso. Nel tempo discreto qua manca la P. Che ci deve essere? Magari se aspettate la metto un attimo adesso.
adesso ce l'ha più. Va bene? Ok. Allora, quindi la componente non raggiungibile è un disturbo. Io però, diciamo, non sono convinto che non possa alterare gli autovalori della parte non raggiungibile. Quindi ci provo lo stesso. E allora, facciamo due conti per convincerci che la mia ritrazione dello stato non ha effetti sulla componente non raggiungibile. Questa cosa è 17. Ok, allora quello che voglio fare adesso è dire, vabbè, ma tu sei proprio sicuro che non puoi, diciamo, alterarlo? Io prendo una K con R piena, ok? Allora guardate, se il mio sistema non è raggiungibile, ma non è in forma canonica di raggiungibilità, c'è sempre il solito problema che io a occhio non me ne accorgo, va bene? Per cui io non lo vedo. K con R, se lo calcolo con se lo calcolo con la formula, diciamo, di Ackermann, no, senza diciamo, la formula di Ackermann, lui mi dice che sto tentando di invertire una matrice non invertibile. Se invece per questioni numeriche oppure perché faccio di trial and error ci provo lo stesso, e allora io arrivo con una bella K con R pi perenne. Il mio sistema non è in forma canonica, non è raggiungibile, però non lo vedo. Io per vedere adesso vi faccio questo esempietto assumendolo in forma canonica di raggiungibilità. Va bene? Quindi in realtà dice, ma io sto facendo una cosa proprio stupida al quadrato perché lo vedo che non è raggiungibile. No, questo lo sto facendo solo perché adesso così vedo proprio gli autovalori che non si spostano. Ma la stessa cosa vale se è in forma, diciamo, non canonica di raggiungibilità. Quindi questo è il nostro K con R, ok? Questo K con R lo posso io decomporre nelle prime R colonne, che saranno quelle che mi vanno a pescare con K con R1 la parte raggiungibile. E poi queste KR2 sono quelle che vanno a pescare le componenti non raggiungibili. Ok? Perché questa è una retroazione dello stato, per cui queste colonne vanno a moltiplicare gli elementi dello stato. Adesso cosa faccio? Beh, adesso non sto facendo nient'altro che scrivermi A più BK, cioè questa cosa qui che ho scritto qua sotto è A più BK con R, in cui la mia matrice A e B sono in forma canonica di raggiungibilità. Quindi quando vado a fare il prodotto di B per R, B per K con R, chiedo scusa, rimane lo 0 qua sotto. Ok? Quindi sopra ho scritto semplicemente B con R per K con R e sotto rimane chiaramente lo 0. Ma allora questa è una somma, devo semplicemente andare a fare la somma, diciamo, opportuna dei blocchi e quello che io ottengo è che il mio sistema è caratterizzato dall'avere un blocco che è proprio A più BK, però solo per la componente raggiungibile, che è quello che mi aspetto. E poi che ho il sistema dinamico, la matrice dinamica della componente non raggiungibile, che proprio se n'è fregata, è proprio assolutamente indifferente a quello che è successo. È rimasta così. Il KR2 è un ulteriore disturbo sulla dinamica di questo qua. Quindi, diciamo, sto facendo, seppure io non riesco a invertirla, ma seppure riuscissi a trovare un K con R, questo mi dà solamente
un ulteriore disturbo, e quanto più è grande K con R, tanto maggiore il disturbo. Però non altera gli autovalori. È chiaro perché, allora, io da qui ho questo B che moltiplica K con R, le prime R colonne sono quelle che vado a sommare A con R, no? Per cui io poi qua ho questo, va bene? Questo, vabbè, penso sia chiaro. Ok, quindi mi sono convinto che il mio sistema, se non è completamente raggiungibile, faccio una scemenza a tentare di controllarlo. Ok, ma adesso io tipicamente voglio controllare l'uscita. Ok, quindi ricordiamo che abbiamo sempre questa ipotesi forte che sto accedendo a tutta quanta la X. Vogliamo controllare l'uscita e facciamo l'ipotesi che il mio sistema sia raggiungibile ed osservabile, e con P uguale ad M, così è più semplice, diciamo, le equazioni sono più semplici. Voglio regolare l'uscita ad un valore, diciamo, costante con reduzione dello stato. La prima cosa che provo a fare è controllo a ciclo aperto. Vediamo un attimo, avevo la mia V, no? Qui, quindi cosa ci aggiungo? Ci aggiungo un guadagno K con Y da progettare e ci metto in ingresso a questo la Y desiderata. Il mio scopo è che la Y sia uguale alla Y desiderata, va bene? E quindi devo progettare solo K con Y, perché K con R l'ho appena progettata e mi piace come è venuta. Cosa faccio? Beh, vediamo come cambiano le equazioni. Cambiano poco le equazioni, perché guardate, l'unica cosa è che qui avevo B per V, ok? Quindi ora qui ho B KY per Y desiderato, anche nel tempo discreto è la stessa cosa. E ora non abbiamo fatto il dominio trasformato, che è la penultima lezione, però già lo conoscete il dominio trasformato, per cui mi serve solamente perché è più semplice vedere il comportamento a regime immediato, per cui io che faccio? Calcolo la reazione ingresso-uscita nel dominio trasformato. E che operazioni sto facendo nel dominio trasformato? Vediamo, è molto semplice. Riportiamo un attimo alla memoria, ma diciamo concettualmente è abbastanza. Allora, nel dominio trasformato io ricordo che x punto, quando lo vado a trasformare, mi dà s di x in s uguale a più bk con r x in s più bky y desiderato in s. Ok? Questo è nello stato. Quindi questo che cosa significa? Che io posso esplicitare x con s, porto prima questo qui a sinistra. Quando l'ho portato a sinistra, io ho, scusate, s meno la matrice dinamica con x con s a sinistra, chiedo scusa, s per la matrice identità, altrimenti non ci troviamo, uguale b k con y desiderato trasformato in Laplace. Quindi questo significa che io posso dire che x con s è uguale a s i meno a meno b k con r a meno 1,
moltiplica B K con Y desiderato. Questo lo vado a mettere qui nella sua trasformata e ottengo questo legame qui fra ingresso uscita y desiderato y, ok? Sono tutti numeri noti tranne k con y, s diciamo è la variabile di Laplace. Che cosa faccio per avere, diciamo, per trovare k con y? Impongo che sia y uguale y desiderato al regime, ok? E quindi questo lo ottengo mettendo K con Y uguale questa matrice qua. Sono tutti termini noti perché A, B e C sono il modello e K con R l'ho appena individuato. Ok? Quindi io di fatto cosa sto calcolando? Sto calcolando quel guadagno tale che, diciamo, che messo moltiplicato per la V mi dà proprio l'uscita Y uguale Y desiderato. Però riguardiamo lo schema blocchi. Qua, questo guadagno, diciamo, è a ciclo, questo guadagno è a ciclo aperto. Io non sto retroazionando la Y, ok? Per cui questa è una soluzione, diciamo, solo matematica, che però non è robusta né alla presenza di eventuale disturbo né alla, diciamo, non conoscenza del modello. Il modello è sempre, diciamo, parzialmente noto. Abbiamo sempre degli errori, delle approssimazioni, delle dinamiche non modellate, qualsiasi cosa. E allora complichiamo un altro po' il nostro schema di controllo e arriviamo a una formulazione che è quella su cui facciamo un bel progettino, e cioè controllo dell'uscita tramite relazione dello stato più una bella azione integrale, così portiamo pure a zero l'errore. Ok, consideriamo yd costante e ci mettiamo l'azione integrale. Lo schema blocchi è questo, quindi un eventuale simulink richiede di fare una cosa del genere, sempre se x potete accedere a x, poi vediamo cosa succede se non potete accedere a x. Ok, allora cosa facciamo per fare questo progetto? Di questo controllo facciamo uno stato esteso. Guardate, l'integrale 1 su S è una nuova dinamica che noi stiamo mettendo nel sistema, per cui ci mettiamo un altro elemento dello stato. Questo stato esteso, che vabbè, chiamiamo zeta, è un nuovo stato, è fatto da le componenti x che c'erano prima, e sotto ci mettiamo le componenti cosiddette estese. Che cos'è? L'integrale dell'errore. Ok? Quindi la dimensione di z è n più m, cioè stato più uscita, perché sto integrando l'errore nell'uscita. Se fosse un'uscita scalare, io qua ci ho aggiunto un elemento. E questo elemento, che cos'è? Beh, guardiamolo prima nel tempo continuo. X con e uguale, che cosa? L'integrale dell'errore. Banalmente. Ma allora qual è la sua dinamica? Devo derivarlo. La derivata dell'integrale x punto con e è y desiderato meno y. Ok? La sua dinamica scritta così è in funzione di y, però noi sappiamo che y uguale c è c per x. Quindi io ho scritto la dinamica in funzione delle altre parti dello stato. Ok? E y desiderato è un altro ingresso. Quindi io questa cosa qui ora me la porto dentro alla mia brava matrice dinamica. Nel tempo discreto, l'integrale tempo discreto è semplicemente, a questo punto qua non è neanche, diciamo, la regola di Eulero, questa è semplicemente la somma cumulativa, perché siamo nel tempo discreto, cioè il valore precedente più l'incremento. Questo è, diciamo, il concetto di integrale. Per cui x con e in k più 1 uguale x con e in k più y desiderato meno y. Quindi guardate, y desiderato è un ingresso e qua c'è c per x,
le altre componenti dello stato, ok? Quindi questo lo porto dentro il modello matematico in maniera relativamente semplice. Guardiamo un attimo questa espressione qua e vediamo che non è che assolutamente... Un attimo solo. Ok, allora guardiamo un attimo questa espressione qua per capire che stiamo parlando della stessa cosa. Abbiamo detto che z è uguale a x e x con e, ok? Allora, a questo punto noi sappiamo che x punto è uguale ad ax più bu e abbiamo che x punto con e è uguale, beh, a questo punto abbiamo detto y desiderato e rimane y desiderato meno y che è c per x. Se io questa cosa la devo scrivere in forma matriciale, questo significa che devo osservare che questo qui deve andare qua, ho x e x con e, ok? Quindi x punto è a per x e poi x con e non c'è nella dinamica di x punto, per cui è 0 per x con e, mentre x punto con e è, diciamo, quest'altra riga qua, che moltiplica meno c per x e poi non c'è x con e, per cui è 0. Per quanto riguarda l'ingresso, ho b per u nella parte relativa alla x che c'era prima e ho y desiderato solamente per la parte del estesa, per cui qua ho 0 i per y. Cosa cambia nel tempo discreto? Guardate, nel tempo discreto cambia, faccio in verde, che c'è la i qua, perché la componente estesa in k più 1 è la componente estesa in k, va bene? Più le altre cose, per cui c'è questa componente qua. Anche la y, diciamo, cambia, nel senso che la y, la matrice delle uscite, chiedo scusa, va a pescare, è quella precedente, cioè devi andare a pescare solo la x che esisteva qui. A questo punto ho un nuovo sistema dinamico, devo verificare la raggiungibilità, perché ogni volta che altero le cose devo riverificarle, e una volta verificato il mio ingresso retroaziona anche la componente estesa, per cui ho una nuova matrice dei guadagni K. Ok? A questo punto, qual è il mio sistema a ciclo chiuso? Beh, io metto uguale k per z e k per z lo posso partizionare e questo è il mio sistema a ciclo chiuso. Cosa dovete scrivervi qua sugli appunti? Gli autovalori di questo sistema dinamico sono cambiati tutti. Cosa voglio dire tutti? Io non posso progettare prima la retroazione dello stato e poi l'azione integrale. Appena metto l'azione integrale sto alterando tutto, quindi quel k con r non è più valido. Io devo fare il progetto, se io faccio l'azione integrale devo rifare il progetto su questo modello concettualmente, quindi una volta che l'ho capito non è che mi cambia molto, questo è il modello con cui devo fare il pole placement. Ok.
esempietto numerico, questo è per far vedere che se io aggiungo un'azione integrale, altero tutto. Avevo fatto la mia brava retroazione dello stato e quindi ho che A più BK con R e questa matrice qua con autovalori meno 2 e meno 1. Questi erano quelli desiderati. Tutto contento, poi dico, vabbè, ma io ci metto un'azione integrale sull'uscita, che problema c'è? La metto e poi la taro euristicamente, cioè metto prima 0 e poi aumento il valore poco poco. Non va bene, perché la nuova matrice dinamica è questa qua, che ha questo polinomio caratteristico, e se io mi metto a giocare con K con I, vedo che questo altera tutti gli autovalori. K con I altera tutti gli autovalori, per cui non ho conservato il progetto di K con R. Quindi devo rifare il progetto su questo modello qua. Non posso fare prima retroazione dello stato e poi azione integrale, che è una cosa che verrebbe quasi naturale da fare, soprattutto se uno si trova direttamente a lavorare sul modello. Ok, facciamo una simulazioncina prima della pausa. Allora, io considero questo mio bel sistema dinamico e che cosa faccio? Faccio prima una retroazione dello stato senza azione integrale. Va bene? Quindi significa che io sto facendo questo. Un attimo solo. Questo schema qui. Voglio fare un controllo dell'uscita con retrazione dello stato in ciclo aperto. Con questi semplici numeretti, dove sta? Ecco qua. E assegno come autovalori desiderati questi qua. Mi viene una bella matrice di K con R, che è questa. E poi la mia K con Y perché ho assegnato un certo Y desiderato. Vabbè, non l'ho scritto, ma non importa perché non è questa la cosa importante. Viene una bella K con Y. Questa è una matrice perché è uno per uno, perché è un ingresso e un'uscita, questo esempietto numerico, no? Con n uguale a 2, questo è il motivo. Però sai, sono tutte matrici. Ok, faccio la mia brava simulazione e oltre a dare un riferimento a gradino, io gli do anche un disturbo che subentra un poco dopo. E io avevo y desiderato uguale a 2, il disturbo lo faccio intervenire per t uguale a 3 secondi, in ascissa c'ho il tempo in ordinato alla y, la mia funzione stava andando al valore 2, quando subentra il disturbo provoca un errore al regime diverso da zero. Lui non sta reiettando il disturbo perché non è un controllo in retroazione. Ok? E qui il modello è perfetto, cioè è una simulazione per cui il modello è perfetto. Ok, questo non mi piace e ci metto l'azione integrale. Se io aggiungo l'azione integrale, cambia il mio modello matematico. Come cambia? La mia A' cambia in questo modo qui. Ok? C'è meno C e 0, in questo caso nell'ultima riga, una sola riga, se no sarebbe i blocchi sotto sono questi. Quindi la mia matrice adesso da 2x2 diventa dinamica, diventa 3x3, ci metto i numeretti. La mia matrice degli ingressi è cambiata perché io anche qua ho uno 0, ci metto i numeretti, assegno degli autovalori desiderati e trovo un nuovo guadagno. Guardate, questo era il guadagno precedente, meno 2 e meno 3, quello nuovo. Non li possiamo guardare questi numeretti, no, sono diversi, non ci sta niente da fare. Faccio la mia brava simulazione e ottengo che il sistema a questo punto, chiuso in retroazione con l'azione integrale,
un errore a regime nullo anche in presenza di un disturbo. Ok? Questo è quindi un progetto, diciamo, di un controllore abbastanza completo. Sistema multi ingresso, multi uscita, è la prima volta che lo vedete, poi in robotica ne vedrete altri, è la prima volta che lo vedete e riusciamo a fare un bel progetto in maniera abbastanza semplice. Ok, prima domanda ve la lascio a voi, ci pensate mentre preparate l'esame, la seconda invece risponderemo dopo la pausa, c'è scritto prossima lezione, dopo la pausa, che faccio se io non accedo alla X? Che è la situazione fisica, perché io la X non accedo per definizione, lo vediamo dopo la pausa. Avete domande su quello che stiamo vedendo? Casa avete domande? No, prof. E allora 10 minuti.